e poi iniziamo. Ok, perfetto. Allora, anzitutto buon pomeriggio a tutti, benvenuti in questo primo di due appuntamenti organizzati dalla Camera di Commercio e dal PID della Camera di Commercio. Le due tematiche saranno per macro area l'intelligenza artificiale, la seconda sarà sulla cyber security e gli eventi sono organizzati in collaborazione con il CSMT e per quelle aziende che oggi incontreremo e che ci parleranno oggi in particolare dell'intelligenza artificiale con un focus, diciamo, non soltanto su che cos'è, ma soprattutto cosa ci si può fare con questo strumento che adesso è un po' a disposizione di tutti, come nella nostra cassetta di attrezzi abbiamo il cacciavite, adesso abbiamo anche più o meno questi tool e dobbiamo essere in grado di poterli capire come utilizzarli e cosa farne di in concreto e dove possiamo applicarli. Però, visto che, come dicevo, i webinar sono organizzati appunto dalla Camera di Commercio di Brescia, lascio la parola alla padrona di casa, cioè Antonella, dottoressa Antonella Vairano, che farà l'introduzione ai lavori. A lei la parola. Grazie, spero che mi sentiate bene. Condivido subito le mie slides e spero che si vedano. Ecco, oggi in maniera molto rapida, vista la ricchezza di argomenti che andiamo ad affrontare oggi, illustro per i presenti che non ne fossero a conoscenza quali sono le opportunità che sono messe a disposizione da parte della Camera di Commercio a favore e a vantaggio delle imprese su varie tematiche. In primo luogo quella che ci tocca anche oggi, l'innovazione e la digitalizzazione delle imprese. Abbiamo diversi percorsi già avviati e in corso. Per esempio, si sta concludendo il percorso di eccellenza in digitale per aiutare le imprese ad imparare ad utilizzare gli strumenti della Google Suite per riuscire a promuovere la propria attività di impresa. Si concluderanno i follow-up dopo i 10 webinar che abbiamo organizzato a cavallo dell'anno scorso e di quest'anno. Abbiamo fatto 2 incontri nel periodo di ottobre, nel mese di ottobre, di cui trovate la registrazione a questo link. Ricordo che poi le slides vi verranno messe a disposizione, per cui avrete anche i link parlanti e direttamente già indirizzanti alla pagina sul tema degli aspetti legali dei big data e sul tema della blockchain e degli smart contract. E poi oggi ci occupiamo di questa rassegna nuova, High Level 4.0, che ha un incontro oggi e un incontro il prossimo 22 novembre. Sono aperte le iscrizioni anche al prossimo incontro, sempre a questo link che trovate. Collegato al tema dell'innovazione, abbiamo anche il tema necessariamente dell'economia circolare. Su questo argomento la Camera di Commercio sta lavorando come? Attraverso un accordo che ha stipulato con Intesa San Paolo e l'Innovation Center di Intesa San Paolo SPA, ovvero il progetto Laboratorio ESG, dove, per il quale trovate tutte le informazioni a questo link. C'è una pagina appunto dedicata sul sito e la possibilità di effettuare incontri con esperti per valutare il proprio grado di assessment sulla economia circolare e poi fare approfondimenti per il supporto della banca ad investimenti in tema di economia circolare nella propria attività di impresa. E poi abbiamo appunto un approfondimento attraverso un webinar sempre organizzato nell'ambito del progetto ESG, che si terrà proprio questo mercoledì, e qui trovate il link per le iscrizioni. E poi il 26 novembre un ulteriore webinar dedicato alla filiera sostenibile.
In tema di ulteriori competenze che la Camera di Commercio ha per la sostenibilità ambientale, vi sono dei seminari sempre online organizzati a livello lombardo e dedicati appunto ad alcune competenze proprie della Camera di Commercio, quindi i formulari, la vitimazione virtuale dei formulari, la cessazione della qualifica di rifiuto e il tema delle emissioni in atmosfera. Comunque qui trovate appunto tutti i riferimenti. Vi informo anche che esiste un progetto che abbiamo avviato e che durerà anche per il primo semestre dell'anno 22, un progetto dedicato allo start-up di impresa. Il progetto ha due linee di intervento, una dedicata agli aspiranti imprenditori e una alle imprese neocostituite. Per gli aspiranti imprenditori sono previste una serie di azioni di carattere di orientamento generale e infatti la prossima azione più immediata consiste nello svolgimento di un seminario di orientamento il prossimo 1° dicembre 2021. Invece per le imprese neocostituite avremo il 19 novembre un webinar sul tema del marketing e della strategia di gestione dei clienti e poi nei mesi da gennaio ad aprile del 22 altri webinar con questi argomenti e con questi contenuti e potete tenervi aggiornati sul tema, potete iscrivervi agli eventi attraverso la pagina del sito web che vi ho indicato nella slide. Infine abbiamo un'altra attività che è dedicata al supporto delle imprese, dei professionisti e dei cittadini nell'impegno e nel contrasto all'illegalità economica. E qui sono previsti una serie di incontri, i primi due si sono già tenuti a settembre-ottobre, comunque cliccando sul link troverete il calendario, sono quattro webinar, di cui due appunto si sono già svolti, dedicati al supporto delle imprese, dei professionisti e cittadini nella conoscenza degli strumenti finanziari per appunto evitare di incorrere in rischi in fenomeni legati alla malavita organizzata e non organizzata. E accanto a queste azioni di formazione, di orientamento, di informazione, abbiamo un sostegno attivo e destinato appunto alle micro PMI, secondo la definizione comunitaria. Cioè le imprese fino a 250 dipendenti e con determinati limiti di fatturato che sono indicati dalla Comunità Europea, verso le quali è possibile concedere contributi pubblici sotto l'ombrello del regolamento de minimis, per intenderci. Un primo supporto che diamo per l'assessment in tema di sostenibilità è un bando di contributi che attualmente è aperto per attività di assessment e consulenza nel periodo dell'anno 2021. Il contributo massimo è di 5.000 euro e copre il 50% dei costi sostenuti, ovviamente al netto di IVA. La presentazione delle domande è stata aperta il 1° luglio e chiuderà il 31 gennaio 2022, quindi c'è la possibilità appunto per le imprese che affrontino investimenti di questa tipologia di presentare la domanda di contributo. Un altro bando che però è un bando tradizionale dedicato agli investimenti in tema di sicurezza, quindi prevenzione di atti criminosi, attrezzature, impianti antintrusione, vetri antisfondamento, tecnologie per la sicurezza e così via, e l'ambiente, quindi la riduzione dei consumi, dell'impatto ambientale, la riduzione dei rifiuti. Dicevo, questo è un bando tradizionale destinato alle imprese di tutti i settori e prevede un contributo massimo di 3.000 euro, sempre al 50% dei costi sostenuti. Per questa iniziativa la presentazione delle domande sarà a febbraio.
In genere noi prevediamo una finestra piuttosto ristretta, anche perché la presentazione delle la preparazione della domanda può essere effettuata ben prima, insomma, a breve metteremo sul sito tutti i moduli da poter compilare e quindi il giorno dell'apertura dei termini sarà necessario fare solo il famoso click all'orario stabilito. E quindi anche qui ci aspettiamo tante domande perché il bando è un bando avviato da tempo, da tanti anni e che riscuote comunque un buon successo, un buon esito. Abbiamo anche un bando per sostenere la partecipazione a manifestazioni fieristiche in Italia e in Regione Lombardia. Questo bando riguarda le manifestazioni svoltesi nell'anno 21 e quindi la partecipazione a queste, con un contributo massimo di 3.500 euro, sempre al 50% dei costi sostenuti. Per le due misure, l'apertura della presentazione delle domande sarà a gennaio 22. Sappiamo che il Covid ovviamente ha condizionato, almeno per il primo semestre del 21, la partecipazione alle manifestazioni che non potevano appunto svolgersi. Però da settembre le cose sono cambiate e quindi, pur avendo uno stanziamento ridotto rispetto agli anni passati, perché è di 250.000 euro in confronto ad anni in cui era almeno il doppio o anche il triplo, ci aspettiamo comunque che le imprese partecipino e infatti appunto le manifestazioni attualmente si stanno svolgendo. Sappiate a titolo informativo che l'azienda speciale della Camera di Commercio di Brescia accompagna le imprese all'estero nella partecipazione a manifestazioni fieristiche di cui cura la collettiva bresciana. Quindi nel periodo, appunto nell'anno 2021, le manifestazioni sono state tre, una si deve ancora svolgere, si svolge a novembre, in questo periodo, all'estero, però nell'anno 22 ci sono sia lo slittamento di alcune manifestazioni che dal 20 non hanno potuto tenersi e neppure nel 21, sia manifestazioni nuove. Qualora foste interessati con le vostre imprese, avete la possibilità di contattare l'azienda speciale Probrixia, basta digitare su Google il riferimento e troverete il sito. E quindi candidarvi alla partecipazione vedendo qual è la selezione di manifestazioni a cui Probrixia accompagna le imprese bresciane con il contributo della Camera di Commercio che è pari al 50% del costo di partecipazione per uno stand base allestito. Come corollario per l'iniziativa dedicata allo startup di impresa abbiamo anche un bando. Visto che l'anno scorso il bando dello startup che era aperto a tutte le imprese ha avuto un numero di domande e di richieste di contributo veramente molto molto elevato che purtroppo la Camera non ha potuto soddisfare appieno, per l'anno 2021 il bando è stato riservato soltanto alle imprese femminili e o giovanili. Qui il contributo massimo è 5.000 euro ad impresa, sempre corrispondenti al 50% dei costi sostenuti, lo stanziamento è di 370.000 euro. La presentazione delle domande avverrà anche qui a febbraio 2022. Un evergreen nei nostri bandi è poi il bando della formazione e aggiornamento professionale. Tutte le imprese di tutti i settori che abbiano sostenuto costi dedicati alla formazione dell'imprenditore, dei dipendenti e così via, possono partecipare a questo bando dove, cumulando anche i costi sostenuti per più corsi durante l'anno, il contributo massimo è di 5.000 euro a impresa, sempre pari al 50% dei costi sostenuti al netto di IVA. Anche qui la domanda si può presentare a gennaio nella finestra prevista. Lo stanziamento è di 600.000 euro, è leggermente inferiore
agli stanziamenti degli anni passati. Immaginiamo che i corsi via webinar, come abbiamo visto anche l'anno scorso, nel 2020, abbiano un costo leggermente inferiore ai corsi in presenza, comunque appunto lo stanziamento è uno stanziamento abbastanza rilevante per poter beneficiare del contributo. Per informazione ulteriore vostra, oltre ai bandi che vi ho descritto fino adesso, che sono interamente sostenuti dalla Camera di Commercio con proprie risorse, ci sono una serie di iniziative che la Camera di Commercio promuove nell'ambito dell'accordo di programma con Regione Lombardia, Camere Lombarde e Regione Lombardia. L'accordo di programma è nato fin dal 2006 per veicolare le risorse delle Camere e della Regione prioritariamente su obiettivi condivisi, generando il raddoppio delle risorse e quindi una maggiore efficacia e ottimizzazione delle risorse. Questa attività che appunto ha radici lontane, oggi riguarda una serie di linee quali la digitalizzazione e l'ambiente. Adesso io ve le illustro molto velocemente perché si tratta di iniziative che per l'anno 2021 si sono concluse, tra l'altro da poco. Questa, il bando SI 4.0, giunto alla terza annualità, alla terza edizione, è un bando che promuove la realizzazione di progetti di sperimentazione, prototipazione e messa sul mercato di soluzioni, prodotti, servizi innovativi di Impresa 4.0. E quindi è un bando che prevede la presentazione di progetti che vengono valutati e quindi il termine per la presentazione dei progetti si è chiuso a fine ottobre 2021. I progetti adesso sono in corso di valutazione, entro la fine di dicembre uscirà la graduatoria dei progetti valutati come prioritariamente ammissibili e poi le imprese avranno dai 9 mesi a un anno di tempo per realizzare questi progetti, ma con la certezza di avere già la disponibilità. Di poter contare in sostanza sul contributo che poi verrà erogato a rendicontazione. E altre due iniziative che si sono chiuse però nella prima metà dell'anno hanno previsto invece la modalità della presentazione della domanda per l'investimento già realizzato, perché qui si tratta di attività e di investimenti più semplici rispetto al bando SI 4.0. I due bandi sono il bando voucher digitali di Impresa 4.0 e il bando e-commerce. Queste iniziative altamente probabile verranno riproposte anche l'anno prossimo e su queste appunto c'è stata una convergenza di risorse. Come potete vedere la Camera di Brescia ha messo 1.300.000 euro sul bando voucher digitali e 700.000 euro sul bando e-commerce e Regione Lombardia ha raddoppiato altrettante risorse. È vero che i bandi sono andati esauriti, però comunque sono risorse di un certo peso. Si è chiuso tra l'altro venerdì, quindi molto recentemente, un altro bando destinato al supporto al credito che si chiama Fai Credito Rilancio, e sul quale Brescia ha messo delle risorse molto importanti sul piatto, 3.140.000 euro, che sono state incrementate da Regione Lombardia. Questo bando è un bando però molto semplificato, è sufficiente per l'impresa contrarre un prestito, un finanziamento con un istituto di credito, sia esso destinato ad operazioni di liquidità o ad investimenti, per avere immediatamente poi un ritorno con un contributo dal sistema camerale. E è aperto fino, cioè veramente aprirà dal 1 dicembre al 20 dicembre invece un bando destinato all'avvio di impresa
gestito interamente però da Regione Lombardia con risorse in prevalenza proprie, e una quota l'abbiamo destinata anche noi come Camera di Brescia, e in questo caso il bando non è destinato specificamente alle imprese femminili o giovanili, come invece è l'altro bando avviato solo con risorse della Camera di Commercio di Brescia, di cui vi ho parlato poco fa. Copre un periodo di tempo piuttosto ridotto, cioè si parla delle imprese del commercio, del terziario, il manifatturiero e le imprese artigiane, che aprono una nuova attività però con decorrenza dalla fine di luglio 2021 e fino al dicembre 2021, quindi neanche un semestre è coperto. Però insomma, comunque è un'opportunità che si può utilizzare anch'essa. Termino con l'indicazione dei contatti a cui potete rivolgervi per eventuali approfondimenti e informazioni. Quindi per lo startup d'impresa l'ufficio competitività imprese, che risponde a questa mail; per i contributi alle imprese l'ufficio promozione imprese e territorio, con questo riferimento; e per l'innovazione e l'ambiente il punto impresa digitale della Camera di Commercio, che risponde a questa mail e che oggi è rappresentato dai colleghi Tucci e Vielmi, che appunto poi vi spiegheranno nel dettaglio che cosa fanno. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero di non essermi dilungata eccessivamente, e quindi vi auguro buon ascolto. Grazie mille dottoressa, e per questa panoramica su tutte le iniziative della Camera, fatte, presenti, future, che sono interessanti e numerose, quindi era bene nominarle tutte perché l'impegno è consistente. Allora, inizierei subito con il primo speaker, che è Luca Guida, che magari può già iniziare a condividere la prima slide. Allora, prima breve introduzione brevissima introduzione a come potremo operare in questo tempo che abbiamo davanti a noi per discutere con gli speaker. Gli argomenti sono tanti, gli argomenti non sono semplicissimi, ma cercheranno i nostri speaker, che sono sicuramente in grado di renderli affrontabili da tutti, e soprattutto i giants sono interessanti, li renderanno ancora più interessanti, ma se voi avete delle domande, in qualsiasi momento potete utilizzare la chat, trovate il simbolino appunto della chat sulla barra in alto, potete scrivere in qualsiasi momento, pure alla fine, magari alla fine dello speech di ognuno degli speaker, magari porre qualche domanda anche a voce. Vi invito a farlo, sarebbe stato bello trovarci più persone, quindi vedere vis-à-vis le espressioni e le reazioni di ognuno quando affrontiamo questi argomenti. Purtroppo ciò non è possibile, ma vi invito assolutamente a approfittare del fatto che abbiamo questi speaker e della loro esperienza per cercare di trarre il massimo da questo tempo insieme. Quindi approfittate e ponete tutte le domande che vi vengono in mente. Lascio quindi la parola a Luca Guida di Amazon Web Service, Solution Architect in AWS, e a te la parola. Benissimo, grazie mille. Innanzitutto buon pomeriggio a tutti. Grazie a CSMT e Camera di Commercio per l'invito, mi fa molto piacere. Mi presento rapidamente, sono Luca Guida, sono un Solutions Architect in Amazon Web Services, e sostanzialmente nel mio ruolo aiuto le aziende nel loro percorso di adozione o comunque di avvicinamento alle tecnologie cloud. E questo lo facciamo cercando di guidarle tra i tanti servizi che mettiamo a disposizione appunto come AWS. Io in particolare lavoro con clienti nel segmento delle piccole e medie imprese, e in concreto con aziende italiane. Oggi più in dettaglio vi racconterò di come AWS aiuta aziende in Italia e ovviamente anche all'estero ad innovare modernizzando processi produttivi industriali, quindi il contesto sarà quello, e tutto questo naturalmente utilizzando delle tecnologie cloud e in particolare, visto il focus di oggi, basate su intelligenza artificiale e su machine learning. Quindi vi proietto un attimo l'agenda, giusto per darvi qualche coordinata su ciò che vedremo nella prossima mezz'oretta.
Dopo una rapida introduzione su che cos'è AWS, vi parlerò appunto un po' più in dettaglio di servizi basati su tecnologie di AI e ML, e in particolare vi parlerò di quattro servizi che riguardano proprio la sfera industriale. Alla fine ritaglierò anche qualche minuto per raccontarvi un paio di storie un po' più specifiche di alcuni clienti con cui abbiamo lavorato. Ora, innanzitutto, il punto di partenza. Che cos'è Amazon Web Services? AWS sostanzialmente è un fornitore di servizi cloud. Quindi questo significa che rendiamo disponibili delle risorse IT, delle risorse informatiche tramite internet e con un modello di utilizzo e di costo basato sul consumo effettivo di queste risorse. Quindi l'idea sostanzialmente è che piuttosto che acquistare, possedere e dover anche mantenere dei server, delle macchine, dei data center nella propria azienda, l'idea è quella di accedere a servizi come capacità di calcolo, spazio di archiviazione, database e così via, sulla base delle proprie necessità effettive. E questo appunto affidandosi a un fornitore di servizi cloud come Amazon Web Services. Considerate che AWS è nata nel 2006 e di fatto è presente fisicamente in Italia dal 2014, quando abbiamo aperto il primo ufficio a Milano. Come vedete abbiamo anche un ufficio a Roma, ma in realtà l'informazione forse più interessante è che dall'aprile dell'anno scorso, quindi aprile 2020, abbiamo aperto appunto nei dintorni di Milano anche una region, quindi un insieme di data center che si trovano fisicamente sul territorio italiano. E questa è stata la nostra risposta effettivamente alle richieste di molte imprese, di molti enti, anche della pubblica amministrazione, che desideravano utilizzare i nostri servizi, ma desideravano farlo appunto con data center collocati sul territorio nazionale. E questo sia per tematiche di performance, di latenze più basse, ma anche a volte per tematiche di maggiore, diciamo, controllo sul luogo in cui fisicamente i dati si trovano, e quindi spesso anche per ragioni di data residency. Giusto per farvi vedere qualche esempio, considerate che oggi sono migliaia i clienti e di fatto le aziende che in Italia utilizzano i nostri servizi, aziende di ogni settore, di ogni dimensione, da quelle più piccole a quelle più grandi. In particolare vedete anche alcuni nomi come A2A, Iveco, Enel, Miroglio, Pirelli, Lamborghini, Avio Aero, ST, tante aziende quindi anche di settori industriali piuttosto spinti. Ora, proprio ripartendo da questo tema, quindi l'ambito industriale, vorrei raccontarvi di come i nostri servizi possono essere utilizzati in questo tipo di ambito, quindi ambito industriale, aziendale, e poi vedremo dopo nello specifico anche nel settore manifatturiero. Per farlo partiamo dalle infrastrutture, diciamo, tecnologiche IT che tipicamente si trovano all'interno di una fabbrica, di un ambiente industriale. Il punto di partenza spesso sono dei dispositivi e dei sistemi che si trovano fisicamente all'interno dell'azienda, all'interno della fabbrica. Penso per esempio a reti di sensori, attuatori, PLC, SCADA, MES, insomma le tecnologie possono essere molte, ma spesso sono riconducibili a questi nomi. Il cloud dove si posiziona in tutto questo? Il cloud si posiziona al di sopra di ciò che invece si trova a livello, diciamo, di edge, quindi localmente rispetto all'ambiente fabbrica. Ora, in cloud che cosa si può portare? Beh, si possono fare molte cose. Un tema può essere quello dell'IoT, quindi collegare le proprie reti di sensori al cloud per trasferire i dati dalla fabbrica appunto ad ambienti remoti in cui poter fare poi attività, per esempio, di analisi o banalmente anche solo di archiviazione dei dati in maniera più efficiente. Quindi molti dei nostri servizi riguardano proprio la sfera dell'IoT, la sfera dell'archiviazione, della conservazione dei dati, molto spesso anche dell'ambito analytics, quindi sia in termini di motori per fare analisi anche di volumi di dati estremamente significativi e ovviamente anche in ottica poi di visualizzazione e fruizione di questi dati. C'è poi un'area che è quella di cui ci occupiamo oggi, che è quella appunto che utilizza tecnologie di artificial intelligence e machine learning per migliorare sotto vari punti di vista diciamo l'efficacia e l'efficienza dei propri processi produttivi. Quindi questo è un po' il nostro focus, ma ci tenevo a segnalare che comunque i nostri servizi, che oggi sono più di 200, quindi molto numerosi, spaziano in tanti ambiti. E diciamo che l'intelligenza artificiale e il machine learning sono solo uno di questi ambiti. Ora, se ci concentriamo sull'ambito appunto Artificial Intelligence Machine Learning, diciamo che anche da questo punto di vista copriamo tante aree, non solo quella
prettamente industriale. Penso per esempio ai servizi per il riconoscimento di immagini, l'estrazione di testo da documenti, le interfacce vocali, i contact center. Devo dire, c'è una bella varietà di servizi. Focus di oggi, ambito industriale. Quindi oggi vi racconto in particolare di quattro servizi che sono stati lanciati circa un anno fa e che riguardano prettamente quest'area. In particolare inizio a raccontarvi di Amazon Monitron, che è un servizio per svolgere attività di monitoraggio di attrezzature industriali e in particolare è un servizio che si concretizza non solo in una componente cloud, ma lo vedremo tra poco, anche in una componente fisica con dei dispositivi, dei sensori. Giusto per contestualizzare questo servizio, qual è, diciamo, il punto di partenza e anche la ragione che poi ha spinto un'azienda come AWS a sviluppare Amazon Monitron? Partiamo da un dato. Come ci segnala Aberdeen Research, di fatto l'82% delle aziende negli ultimi 3 anni hanno sperimentato in prima persona dei momenti di inattività dei propri impianti, dei propri sistemi industriali e ovviamente mi riferisco a momenti di inattività, dovuti a guasti, a problemi imprevisti e quindi spesso a interventi di manutenzione non programmata, ma anzi manutenzione straordinaria che in molti casi ha determinato anche dei costi estremamente ingenti. Partendo da questa prospettiva, Amazon Web Services ha sviluppato appunto un servizio che si chiama Amazon Monitron e che, come vi dicevo, include in questo caso anche dei dispositivi fisici, vedete dei sensori e vedete un gateway, che sostanzialmente consentono di creare un sistema end-to-end, che quindi copre, diciamo, completamente il flusso di lavoro per raccogliere dati dai propri macchinari. In particolare, l'esempio tipico è quello di dati di vibrazione, che vengono raccolti per esempio da motori, da pompe, sistemi di ingranaggi e così via. E l'idea è raccogliere questi dati, ma soprattutto fornire poi a chi installa e chi utilizza questi sensori anche tutta l'infrastruttura necessaria per analizzare questi dati, visualizzarli, e fruire, diciamo, di tutti i sistemi anche di allerta e di notifiche, che ruotano attorno a questa soluzione. Sfruttando quindi dietro le quinte dei modelli di machine learning, ma senza, diciamo, riversare sull'utente finale la complessità che spesso caratterizza, diciamo, l'ambito machine learning. Quindi l'idea è che Monitron includa al suo interno dei modelli di questo tipo, ma sono modelli sostanzialmente pronti all'uso, che quindi sostanzialmente chiunque può iniziare a utilizzare, nell'ambito del proprio ambiente industriale. Come funziona? In questo caso vengono forniti dei sensori di vibrazione che possono essere applicati ai propri macchinari, e che comunicano tramite Bluetooth a basso consumo di energia con un gateway, anche questo fornito da Amazon, e poi di fatto il gateway chiaramente si connette a internet, per esempio tramite Wi-Fi, comunica con un back-end in cloud, e il back-end in cloud è, diciamo, la parte che effettivamente va a svolgere l'attività di analisi, di monitoraggio continuo e che poi eventualmente invia delle notifiche, delle allerte a un'app, che si può facilmente installare su un proprio, smartphone. Questo tipo di sistema può essere applicato a vari ambiti, tipicamente motori, sistemi di ventilazione, compressori, pompe, riduttori, ingranaggi e così via, sistemi in cui appunto la raccolta di dati di vibrazione possa essere interessante, per le finalità appunto di detection di eventuali problematiche, di eventuali anomalie, ovviamente anche in un'ottica, predittiva. E quindi questo tipo di applicazione si estende poi a vari ambiti industriali in cui si utilizzano appunto macchinari di questo tipo. Ora vi faccio invece un altro esempio di un servizio che si chiama Amazon Lookout for Equipment. In questo caso parliamo di un servizio un pochino più versatile forse del precedente perché non si basa su un set di sensori, specifico, ma di fatto può essere di fatto collegato e integrato a una gamma di sensori ancora più ampia, tipici dell'ambito industriale. In questo caso come funziona? L'idea è quella di avere una sorta di pipeline di raccolta dei dati a partire dai sensori, dati che vengono poi riversati verso i nostri sistemi in cloud. Ed è appunto in cloud che si svolge la vera e propria attività di anomaly detection e quindi modelli in grado di capire qual è lo stato, diciamo, di salute degli impianti industriali, distinguendo quindi una situazione di normalità, di operatività, diciamo, regolare, da una situazione che invece presenta delle anomalie, che quindi possono essere interpretate poi in chiave di predictive maintenance. E di nuovo,
con dei modelli basati su machine learning che però non richiedono nessuna attività, diciamo, di sviluppo particolare, se non un'attività, diciamo, esclusivamente di integrazione di questo sistema con il proprio impianto. Vi faccio vedere un esempio molto, molto semplice. In questo caso parliamo di una pompa sulla quale sono stati montati due sensori, uno che misura i giri al minuto e uno che misura un flusso in uscita da questo attrezzo. E di fatto vedete sulla sinistra una situazione di normalità, in cui a un numero di giri al minuto piuttosto basso corrisponde un flusso in uscita basso, e allo stesso tempo invece a un numero di giri al minuto elevato corrisponderà un flusso in uscita più elevato. Sulla destra invece vediamo una situazione di anomalia nella quale abbiamo per esempio un numero di giri al minuto più elevato del normale, più elevato della media, ma allo stesso tempo vediamo un flusso in uscita estremamente ridotto. Questo è un esempio molto banale che si può, diciamo, rilevare facilmente anche a occhio, ma è giusto per darvi l'idea di come delle tecniche di anomaly detection possano effettivamente essere molto utili per rilevare un'anomalia prima che magari la macchina si guasti completamente, portando ad un fermo macchina magari anche molto prolungato. Il terzo esempio che vi voglio mostrare è un altro nostro servizio di questa area, di questo settore, che si chiama Amazon Lookout for Vision. In questo caso ci spostiamo verso il mondo della computer vision, come si può intuire anche dal nome, e l'idea in questo caso è fornire un servizio che possa aiutare nel controllo qualità sulle proprie linee di produzione. Ora, il tema del controllo qualità e della, diciamo, dell'ispezione visuale dei prodotti è un tema, insomma, molto diffuso in ambiti di vario tipo, in settori di vario tipo. E diciamo che è un tema che molto spesso viene interpretato in termini completamente, diciamo, manuali, con degli umani che effettivamente vanno a verificare ad occhio, sulla base della propria esperienza, la qualità di determinati prodotti. Questo però chiaramente è un processo che può essere fortemente soggettivo, incompleto e che può anche essere magari non adeguatamente rapido rispetto alla velocità di una linea. L'idea qual è? Che spesso vengono anche utilizzati dei sistemi a supporto basati su, per esempio, visione artificiale, ma in molti casi si tratta di sistemi estremamente costosi e veramente poco flessibili, che magari sono costruiti su misura per un certo caso d'uso e che poi, quando magari la linea deve cambiare per produrre un altro tipo di prodotto, non sono in grado di essere adattati a quel tipo di prodotto e quindi richiedono magari di reinventare completamente la soluzione. Diciamo che in questa prospettiva AWS, Amazon Web Services, ha sviluppato un servizio che si chiama Amazon Lookout for Vision e che sostanzialmente ha appunto l'obiettivo di sfruttare le tecnologie di computer vision per metterle al servizio di chi ha la necessità di svolgere appunto operazioni di controllo qualità e quindi per identificare in maniera visuale potenziali difetti, potenziali anomalie in prodotti tipici della propria linea produttiva. Tutto questo, di nuovo, senza dover avere delle competenze in ambito machine learning e partendo da un campione di immagini di esempio anche molto limitato. A volte per iniziare bastano veramente poche decine di immagini. Come funzionano questi sistemi? L'idea è appunto quella di raccogliere un campione di esempi, un dataset di training per addestrare il modello di machine learning. Tutta l'attività di addestramento vero e proprio è svolta, diciamo, in automatico dal servizio, da Lookout for Vision, quindi anche qui non servono delle skill particolari, se non, diciamo, delle skill di sviluppo abbastanza standard. E tutto questo poi con anche un processo di continuo miglioramento del modello mano a mano che il sistema viene utilizzato nel tempo, quindi non un training limitato alla fase, diciamo, di installazione iniziale, ma un miglioramento continuo che prosegue di giorno in giorno. L'idea è che poi, una volta sviluppato un sistema di questo tipo, si può posizionare una videocamera in prossimità della propria linea di produzione o al termine della linea, videocamera che va a catturare con una certa periodicità delle istantanee degli oggetti che passano sulla linea, che vengono poi inviate a Lookout for Vision, il quale è in grado di restituire un riscontro e quindi segnalare se c'è un'anomalia o meno nel prodotto che è stato fotografato. Che tipi di difetti possono essere rilevati? Vi faccio vedere qualche esempio. Un esempio tipico è quello in cui magari mancano dei componenti in uno specifico prodotto. Qui vedete il caso di un circuito elettronico.
oppure magari anomalie anche sulla superficie dei prodotti, graffi o altre, appunto, altre difettosità di questo tipo, così come possono essere rilevati anche problemi in termini di consistenza, forma o comunque altre caratteristiche, diciamo, di un prodotto rilevabili con una fotografia, con un'istantanea. Qui vedete il caso di una bobina metallica che presenta appunto delle anomalie nella, diciamo, nella colorazione, oppure situazioni in cui appunto manca o è presente un componente che dovrebbe o non dovrebbe esserci, e in questo caso vedete l'esempio di un blister che contiene dei farmaci, e vedete in particolare una capsula mancante che viene, diciamo, riconosciuta e segnalata. Parlando sempre di computer vision, siamo consapevoli però del fatto che esistono degli ambiti in cui può essere importante che l'attività di riconoscimento vera e propria non si svolga in cloud, ma si svolga localmente, quindi sul posto, lì dove ci sono i macchinari all'interno delle mura della propria azienda. Per questa ragione abbiamo sviluppato AWS Panorama Appliance, che sostanzialmente va a portare la computer vision a livello di edge, quindi sostanzialmente in locale. E questo, dicevo, è un caso che ci viene richiesto, per esempio, quando ci sono dei requisiti particolari in termini di basse latenze, quindi tempi di risposta molto rapidi, o magari quando la disponibilità anche di connettività internet è limitata, o quando ci sono dei requisiti, a volte anche di compliance, per cui il dato deve essere elaborato solo in locale e non può essere trasmesso, diciamo, a terzi. In questi casi la Panorama Appliance può essere una buona soluzione. Perché? Perché di fatto è un dispositivo, lo vedete qui a sinistra, che può essere installato all'interno dei propri ambienti, dispositivo costruito per essere utilizzato in ambito industriale, quindi è un device particolarmente robusto, con certificazione IP62. E sostanzialmente cosa si può fare con questo dispositivo? Si possono collegare una serie di telecamere sostanzialmente standard. E di fatto sul dispositivo stesso vengono eseguiti dei modelli di machine learning. Modelli di machine learning che vengono tipicamente addestrati, elaborati in cloud, quindi sfruttando tutta la potenza di calcolo che si può trovare appunto in una piattaforma cloud, che magari in locale non si ha a disposizione. E però la caratteristica di questo servizio è che consente, una volta addestrato il modello in cloud, di eseguirlo poi in locale, quindi fisicamente sul dispositivo che avete in fabbrica, in modo tale che poi la detection, l'attività di riconoscimento specifica del vostro caso di utilizzo, del vostro scenario industriale, avvenga localmente, senza, diciamo, abbandonare i confini del vostro ambiente. E quindi questo chiaramente può rendere disponibili dei modelli di machine learning con esecuzione in locale, e quindi con latenze molto basse, tempi di risposta estremamente ridotti, e la possibilità di evitare, diciamo, di portare determinati dati al di fuori del perimetro della propria azienda. Ora, per questi ultimi minuti vi faccio qualche esempio un po' più pratico. Inizio parlandovi di Arneg, che è una società, un'azienda italiana con sede in provincia di Padova. Arneg sostanzialmente è una società leader nell'ambito della progettazione, produzione e installazione di frigoriferi e congelatori, in particolare per il settore retail. Immaginate per esempio i frigoriferi che si trovano in supermercati, centri commerciali, questo tipo di ambienti di installazione, e considerate che Arneg, appunto, è un'azienda italiana, ma in realtà esporta poi i propri prodotti in tutto il mondo. Arneg sostanzialmente aveva la necessità di creare un sistema in grado di predire eventuali guasti prima che questi eventualmente andassero a verificarsi presso i propri clienti in Italia e all'estero. Quindi l'obiettivo era anticipare il guasto e di fatto fornire poi anche al cliente finale un servizio in più in una logica di predictive maintenance. Che cosa hanno fatto con noi? Sostanzialmente hanno deciso di iniziare ad utilizzare alcuni nostri servizi. In questo caso non si tratta specificamente dei servizi di cui vi ho parlato poco fa, ma di altri servizi della sfera machine learning, artificial intelligence. In particolare Amazon Forecast, che è un servizio, come si intuisce dal nome, che permette di effettuare operazioni di forecasting, di previsione dell'andamento di una certa serie temporale, e Amazon SageMaker, che invece è un servizio che consente di creare dei modelli di machine learning custom, personalizzati, specifici, diciamo, su misura per il proprio caso d'uso.
In questo caso che cosa sei riuscito a ottenere? Sei riuscito a ottenere un sistema che offre un'accuratezza molto elevata in termini di capacità di prevedere un guasto nelle loro macchine frigorifere, e questo sfruttando i dati che vengono raccolti da 11 milioni di data point raccolti giornalmente dalla loro rete di dispositivi IoT. Quindi immaginate che i loro frigoriferi integrino dei dispositivi IoT che ogni giorno danno 11 milioni di letture, e sulla base di questo volume di dati estremamente significativo sono riusciti a mettere a punto un modello che riesce a prevedere in modo molto accurato il guasto prima che questo si verifichi. E questo consente poi loro di fornire un servizio di assistenza molto più tempestivo e molto più reattivo rispetto alla situazione in cui il frigorifero si guasta, la merce al suo interno magari deve essere gettata perché non può essere conservata al di fuori di certi parametri di temperatura, e questo quindi determina poi delle perdite, se potrebbe determinare, diciamo, delle perdite sia per il cliente che per l'azienda. Con questo sistema invece di predictive maintenance si ha a disposizione una dashboard dalla quale si ha una vista consolidata dello stato di salute dei loro dispositivi, dei loro frigoriferi, nonché tutta una serie di previsioni anche sull'andamento dei consumi, sull'andamento delle temperature all'interno di ciascuna macchina, sulla possibile formazione di ghiaccio, che è un classico, diciamo, difetto di una macchina magari malfunzionante. E tutto questo, lo dicevo, in un'ottica predittiva, quindi non solo con una vista sullo storico e sugli andamenti dei giorni, delle settimane, dei mesi passati, ma con un occhio orientato verso il futuro per sapere quando è probabile che si verifichi un guasto su uno di questi dispositivi. Un altro esempio che vi riporto, sempre dal mondo industriale, in questo caso non specificamente italiano, è quello di Volkswagen Group, che da tempo utilizza le tecnologie di Amazon Web Services per una serie di scenari e di casi d'uso diversi. Il caso di cui vi parlo oggi chiaramente ha un'attinenza con l'ambito del machine learning, perché di fatto si tratta di un sistema che Porsche, uno dei brand appunto del gruppo Volkswagen, utilizza per effettuare all'interno dei loro ambienti aziendali, delle loro fabbriche, operazioni di riconoscimento automatico di etichette. Ora, perché vi parlo di etichette? Perché di fatto Volkswagen, per una serie di ragioni anche, diciamo, regolamentari, è tenuta ad applicare sui veicoli che produce più di 25 etichette che riportano una serie di informazioni di sicurezza, di usabilità, di compliance e così via. Etichette che hanno anche una grande, diciamo, variabilità in termini di varianti che esistono per ciascuna etichetta, più di 2000 varianti per ogni etichetta. E di fatto applicare queste etichette correttamente per il loro ciclo produttivo è fondamentale, perché un'etichetta mancante, un'etichetta danneggiata o comunque un'etichetta applicata male può creare poi dei problemi anche di carattere legale. Per questa ragione Volkswagen ha deciso di utilizzare delle nostre tecnologie di machine learning per mettere a punto un sistema in grado di verificare automaticamente le etichette applicate su ciascun veicolo e sostanzialmente segnalare in automatico agli operatori eventuali difformità rispetto a quanto previsto. Quindi in questo caso immaginate delle soluzioni di computer vision utilizzate per il riconoscimento delle etichette, la verifica delle etichette, e quindi in senso un po' più ampio il controllo, diciamo, della qualità sulle loro linee. E questo tanto con dei dispositivi, delle telecamere installate sulle linee, quanto poi anche con delle app a disposizione degli operatori che lavorano all'interno delle fabbriche per consentire una verifica anche da parte poi dell'operatore umano, e quindi per supportarlo in queste procedure. Ultimo esempio che vi faccio prima di chiudere riguarda di nuovo l'ambito automotive, ma in questo caso parliamo di un cliente decisamente italiano. Vi parlo di Ferrari, che recentemente ha sostanzialmente annunciato di aver scelto Amazon Web Services come proprio fornitore di servizi cloud, e in particolare come fornitore anche di servizi legati, diciamo, alle tecnologie di machine learning e di artificial intelligence, quindi un focus specifico anche su questa area. Ferrari ha fatto questa scelta tanto per i propri team che lavorano nell'ambito, per esempio, della scuderia Ferrari, quindi della Formula 1, sia per quanto riguarda anche altri ambiti dell'azienda e quindi anche i team che lavorano invece sui veicoli che vediamo poi su strada.
E di fatto che cosa, per quale ragione hanno fatto questa scelta? Hanno fatto questa scelta perché tramite le tecnologie di Amazon Web Services andranno a mettere in piedi tutta una serie di soluzioni per, diciamo, l'ottimizzazione dei loro processi produttivi e in particolare anche in un'ottica di simulazione delle performance dei loro veicoli, tanto quelli, diciamo, da gara, da competizione, quanto quelli invece destinati ad altri usi. In condizioni, andando a simulare condizioni, diciamo, il più possibile realistiche, il più possibile conforme alla realtà, ovviamente però appunto in un ambiente simulato. E in questo caso anche il machine learning, oltre a sistemi di calcolo estremamente potenti, estremamente evoluti, può dare una mano nell'individuare scenari e condizioni di test effettivamente allineate con la realtà. Con quest'ultimo esempio ho sostanzialmente concluso il mio intervento, quindi vi Ottimo. ringrazio molto per l'attenzione. Se c'è qualche domanda, sono ben felice di rispondervi. Grazie Luca, non ti ho interrotto, ti ho fatto andare dritto lungo la spiegazione, però adesso avrei un paio di una domanda sicuramente che mi viene spontanea, tra virgolette, senza entrare troppo nel tecnico e poi nelle esigenze di eventualmente singole aziende che sono tutte diverse, però in generale una cosa comune è il cloud, che spesso è percepito come, passami un po', non sicuro, perché devo mettere le mie cose in un server in Svezia mentre potrei tenerle qua nel serverino che ho nella mia cantina. Quindi la mia domanda fondamentalmente a parte i vantaggi che ci sono nel cloud, evidentemente, è così? È come viene percepito da tutti che c'è effettivamente questa mancanza di sicurezza o lack di sicurezza alla fine il cloud è il computer di qualcun altro, eccetera? Oppure, come immagino, no? Ma allora, partiamo subito da questo punto, quindi il tema sicurezza. Considerate che per noi, di fatto, questo aspetto è la priorità numero uno. Se non c'è sicurezza, di fatto le aziende non andrebbero a scegliere le nostre infrastrutture, i nostri servizi, per i propri carichi di lavoro. Da questo punto di vista, giusto per farvi un esempio, considerate che tra le aziende con cui lavoriamo e quindi tra i nostri clienti, coloro che scelgono di utilizzare i nostri servizi in cloud, ci sono aziende o comunque istituzioni che operano in ambiti estremamente sensibili. Penso all'ambito della difesa, e questo ovviamente anche nella pubblica amministrazione, nel settore pubblico, o aziende che operano in ambito finanziario o nell'ambito della salute, che è un contesto estremamente regolato e che ha poi appunto dei requisiti di compliance e di sicurezza estremamente stringenti per la, diciamo, sensibilità dei dati che vengono trattati. Quindi questo per dire che i nostri data center e al di sopra poi dei data center, quindi della parte fisica, i nostri servizi sono progettati specificamente per assicurare massima riservatezza e massima integrità dei dati, dati che comunque rimangono sempre, diciamo, nel pieno controllo e nella piena, diciamo, proprietà di chi effettivamente li va a mettere in cloud. Quindi, pur essendo in nostre infrastrutture, ovviamente non si perdono queste prerogative, anche perché poi in più si può anche pensare di abilitare crittografia o particolari regole anche per la retention dei dati. Quindi, solo per dire che c'è una vasta gamma di soluzioni che si possono adottare per proteggere i dati, e tutto questo, diciamo, si aggiunge anche al fatto che i nostri servizi sono supportati da decine, più di 90 standard e certificazioni di compliance. Quindi ci sono delle società terze che fanno delle operazioni di auditing periodico e sostanzialmente verificano in che misura i nostri servizi rispondono a determinati standard. E tutto questo, diciamo, che è documentato e è accessibile pubblicamente. Quindi questa sicuramente potrebbe essere una rassicurazione. Chiaro che invece sul fronte dei vantaggi ci sono dei punti, diciamo, non indifferenti, degli aspetti che è molto difficile andare a concretizzare magari con una piccola infrastruttura all'interno della propria azienda. Faccio giusto qualche esempio: la possibilità di accedere a una piattaforma che include più di 200 servizi e quindi opportunità di accedere a tante tecnologie diverse e di poterle provare e sperimentare con costi estremamente limitati, perché io posso lanciare delle macchine, iniziare a utilizzare dei servizi e in qualsiasi momento decidere di spegnerli andando a pagare solo per quello che ho effettivamente utilizzato, un po' come la bolletta della luce, per capirci. Pago in base a quanto consumo. Questa è una buona opportunità perché permette di evitare di investire magari a priori per acquistare dei server o dei dispositivi specifici e
e allo stesso tempo permette di accedere a tante tecnologie diverse, diciamo recuperandole da un'unica piattaforma, da un unico pool di servizi, senza doversi rivolgere magari a tanti fornitori diversi. Claro. Quindi questi sono dei vantaggi che possono essere molto, diciamo, significativi, specialmente in ambiti che sono orientati comunque per definizione all'innovazione, alla sperimentazione, alla ricerca. Chiaro. Perfetto, ti ringrazio. Ora passerei direttamente la parola al prossimo relatore, che sono andati un po' lunghetti. Se non vedo altre domande in chat in questo momento che mi sono state scritte, non so se Linda ha ricevuto delle domande dirette, può farmelo sapere, ma ecco. Quindi lascerei il controllo a Chiara Tacco di MIPU. Eccoci qua. Eccoci, grazie Luca, grazie mille della tua presentazione. E grazie a voi. Al prossimo speaker, Chiara, Head of Growth in MIPU. MIPU è un'azienda bresciana, quindi presenterà lei che cosa fa MIPU, chi è, dov'è. Quindi non ti rubo altro tempo, prego. Grazie Gabriele, buonasera a tutti. Allora, vado a condividere la mia presentazione, ovviamente Vai. Partita dalla slide sotto, ma non problema. Vedete? Perfettamente, ti vediamo e ti sentiamo. Allora, partiamo così, partiamo che siamo in un depuratore dell'acqua. Siamo all'interno di un depuratore dell'acqua dove l'obiettivo, ovviamente, di tutti i depuratori, e soprattutto una cosa che riguarda alcune aziende, tutti i nostri comuni, l'acqua è un bene prezioso, l'obiettivo è quello di pulire dell'acqua sporca. Sostanzialmente lì le variabili sono diverse. Abbiamo in input ovviamente una serie di dati, quali il fosforo, l'ossigeno, il pH, eccetera. Quello che deve fare l'operatore, quindi il sistema, è quello di trovare la ricetta batterica migliore e settare appunto l'impianto affinché nel minor tempo possibile si possa depurare quest'acqua arrivando a livelli prescritti da legge. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo applicato l'intelligenza artificiale, e quindi una delle tecniche predittive che MIPU porta avanti, per cercare di risolvere questo problema. E quindi abbiamo simulato 90, diciamo sostanzialmente l'intelligenza artificiale in questo caso riesce a simulare 10 alla 26esima scenari differenti. Ovviamente un operatore umano non riesce a considerare tutte queste variabili, tramite queste variabili non riusciamo ad aiutare l'operatore a scegliere il settaggio migliore. In alcuni casi è anche la stessa intelligenza artificiale che va a definire quella che sia la ricetta batterica più efficace. Tutto questo perché vi ho iniziato a parlare della qualità delle acque reflue. MIPU si occupa di portare le tecniche predittive e l'intelligenza artificiale all'interno delle fabbriche e delle città. Come intelligenza artificiale e tecniche predittive, ovviamente abbiamo una serie di casi di applicazione vari. Oggi il mio contributo sarà quello di raccontarvene alcuni. Alcuni che sono generali, che riguardano la vita di tutti noi, come questo del depuratore e un altro che vi mostro dopo. Altri che invece sono specifici all'interno delle fabbriche. Quindi, passando al secondo tema, quindi al secondo esempio, all'interno del RFI, ha una rete ferroviaria ovviamente molto lunga in Italia, tra cui ci sono circa 60.000 deviatoi. Avevano messo a gara la possibilità di riuscire a ottimizzare, quindi monitorare la manutenzione di questi deviatoi. Ovviamente in altre soluzioni era stato proposto di mettere della sensoristica, quindi di mettere dei sensori, ma gestire, montare, gestire, mantenere 60.000 sensori non sarebbe stato così banale. Quindi cosa abbiamo preso? Abbiamo preso come dati quelli del consumo elettrico. Quindi abbiamo analizzato da un lato una serie di immagini provenienti da treni diagnostici. Abbiamo considerato e catalogato 21 asset diversi e sostanzialmente come andiamo a prevedere questi guasti, come riusciamo a prevederli con 3 mesi di anticipo, sostanzialmente andando a capire i dati relativi a corrente e tensione. Il modello anticipa di 3 mesi, ovvio che con dei sensori magari saremmo arrivati a un anticipo anche di 6 mesi, però appunto abbiamo preferito fare un rapporto costi-benefici a favore della manutenibilità ovviamente della soluzione.
Oltre a questo, oltre a prevedere, riusciamo anche a riconoscere delle difformità dell'infrastruttura e a prevedere delle anomalie di binari. Ovviamente tutto questo, quindi riusciamo a rilevare la presenza di oggetti anomali, riusciamo a capire che tipo di possibilità di intervento ci possano essere, andare ad allocare manutentori nel momento migliore e soprattutto dotati anche di quello che serve. Questo è un esempio, un altro esempio insieme a quello dei depuratori, che vi può far capire l'impatto dell'intelligenza artificiale e delle tecniche predittive a livello generale. Ma venendo un attimo a cosa succede all'interno di una fabbrica. Cosa succede? Abbiamo sostanzialmente due tipologie di modalità per prevedere un guasto, con un tot di anticipo. Abbiamo una parte ingegneristica e una parte basata sui dati. La parte ingegneristica è quella che vedete a sinistra della slide, dove noi possiamo andare a fare, Mipu lo fa, una serie di tecniche, un po' di analisi di campo, quindi sostanzialmente in loco, possiamo andare a fare delle analisi delle vibrazioni, sostanzialmente fatte con un accelerometro che viene appoggiato su dei cuscinetti in maniera magnetica, quindi anche senza cablaggio, che ti permette con, diciamo, una rilevazione di circa 20 secondi di riuscire a anticipare il 95-98% dei difetti meccanici ed elettrici con 6 mesi d'anticipo. Possiamo andare a fare delle analisi ultrasuoni in cui abbiamo 6 mesi di anticipo rispetto al guasto, possiamo fare la termografia infrarossa che comunque anticipa di un mese, oppure possiamo basarci sull'attività di ispezione dove fra il difetto e il guasto mediamente, quindi a livello statistico, ci passano 2 giorni. E questa è una modalità, sono delle modalità comunque utili ed efficaci, ti permettono di andare a identificare dei guasti senza necessità di storico. Questa è la sostanziale differenza fra la parte intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale infatti ha necessità di uno storico per funzionare. Come funziona il ciclo? Noi in qualità di MIPU mettiamo al centro non il dato ma la persona, quindi quello che vedete in questo ciclo viene definito human in the loop, ovvero i nostri modelli di intelligenza artificiale, gli algoritmi che andiamo a definire, si addestrano in maniera continuativa e quindi migliorano la loro performance sulla base delle conferme o dei rigetti che l'operatore dà alle scelte e all'analisi che vengono effettuate. Quindi sostanzialmente viene definito l'algoritmo viene impostato, quindi viene industrializzato, da una serie di soluzioni possibili all'operatore, l'operatore va ad identificare quella che è la soluzione corretta, l'algoritmo impara e la volta dopo è ancora più preciso e fornisce la soluzione corretta. Ovviamente questo cosa fa? Va a aumentare l'efficienza degli operatori, va a aumentare la qualità ovviamente dei dati e permette ovviamente anche di standardizzare, quindi di esplicitare quelle buone pratiche che tutti i manutentori hanno all'interno della loro testa e farle diventare cultura aziendale. Cosa succede quando andiamo a fare questo genere di attività in campo? Ad esempio, in un caso specifico, un nostro cliente ci ha chiamato e voleva, lui vende, quindi è un produttore di macchinari, quindi li vende, voleva avere una visione complessiva di tutte le macchine installate, voleva poter gestire i ticket della manutenzione, la previsione dei manutentori, dove mandarli, con che tipo di servizi, con che tipi di prodotti necessari, applicare ovviamente la manutenzione predittiva ai suoi macchinari vendendola poi al cliente finale. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo applicato in questo caso la nostra soluzione software che si chiama Rebecca, quindi abbiamo messo tutti e 4 moduli presenti, quindi dall'IoT all'AI, e siamo riusciti a portare una serie di benefici che per NDA non posso, come dire, raccontarvi in maniera numerica, però sostanzialmente ha migliorato il controllo delle macchine, riesce a predire con 3 mesi di anticipo in quel caso i tipi di guasti del suo macchinario, e quindi è riuscito a fare una pianificazione degli interventi a maggior valore aggiunto. In un altro caso invece abbiamo una produzione, producono acqua minerale, ha 5 impianti e più di 450 dipendenti. Volevano un sistema di gestione della manutenzione che fosse ovviamente integrato per ridurre i costi legati alla manutenzione stessa e cercare di ottimizzare anche la parte di magazzino, dei ricambi di magazzino. Cosa abbiamo fatto? Ovviamente siamo partiti da un assessment, dopo vi racconto come andiamo verso la fabbrica predittiva, vi racconto quello che è il processo, il percorso. Abbiamo fatto il censimento in campo e quindi abbiamo riorganizzato anche il magazzino ricambi
e abbiamo identificato e strutturato delle dashboard. Cosa abbiamo fatto? La gestione del magazzino, ovviamente il tempo dedicato è diminuito del 20%, il tempo medio di riparazione è diminuito del 30% e ovviamente si è ripagato molto velocemente, questo è un dato all'interno di un anno, il 400% del ROI. L'ultimo, a livello di energia, anche lavorando soltanto su quello, è importante anche capire come, questa è una sfida che ci ha lanciato un altro nostro cliente, che è una catena italiana internazionale, diciamo, di fashion, dicevano, volevano costruire uno store sostenibile, che fosse capace di efficientare i consumi, di garantire un miglior comfort sia a chi ci lavora sia ai clienti. Abbiamo preso in input la temperatura, l'umidità dell'aria, la luminosità, il livello di rumore, una serie di input, e abbiamo costruito in questo caso un sensore, questo piccolo sensore che è quello che vedete qui rappresentato, che è una specie di bollino che viene inserito all'interno del negozio. Cosa fa? È multiparametrico e quindi riesce a leggere tutte le condizioni ambientali, andando a lavorare sull'impianto di climatizzazione, sul circolo dell'aria, sul livello delle luci, portando sostanzialmente a una diminuzione dei costi del 20% per la gestione dell'energia e soprattutto a un miglioramento percepito sia dai clienti che dai dipendenti di tutto l'ambiente del comfort. Vi ho fatto questa carrellata veloce per dirvi come effettivamente sia possibile trovare modelli di applicazione dell'intelligenza artificiale e delle tecniche predittive a tutti i livelli, in tutti i campi e in tutte le industrie. Ma come si arriva alla fabbrica predittiva? Si arriva sostanzialmente con un percorso che abbiamo strutturato in questa specie di fiore che recupera un po' i petali che noi abbiamo all'interno del logo. Partiamo da un assessment, quindi partiamo da una fotografia, passiamo poi a una fase un po' più divergente, adesso vado veloce perché poi ve le racconto step by step, fino ad arrivare poi allo scaling. Tutta la parte sopra del fiore, quindi quelli che sono i petali, fanno riferimento alla definizione di quella che è la tecnologia che noi vogliamo andare a implementare, che tipo di tecnica predittiva vogliamo portare. Ci tengo qui a sottolineare come il gambo poi sia la chiave di successo, ovvero la tecnologia è un fattore abilitante, ma è necessario che all'interno dell'azienda ci siano l'organizzazione e quindi la governance predisposti e le persone siano convinti. La governance vuol dire andare a identificare, a lavorare sui processi impattati dall'adozione della tecnologia a monte e a valle, quindi definendo dei piani, definendo dei processi to be e definendo anche dei ruoli per la gestione di questi sistemi. Dall'altro lato dobbiamo convincere le persone, che poi sono il vero fattore differenziale, il fattore critico di successo di qualsiasi progetto di trasformazione. Lo facciamo con dei piani di change, ovvero con dei piani di comunicazione e di formazioni volte a diminuire le resistenze che naturalmente ognuno di noi ha e a valorizzare quello che poi è l'investimento in tecnologia. Focalizzandoci invece sulla parte più tecnologica, cosa facciamo? Dobbiamo partire dalla fotografia, quindi dobbiamo capire dove siamo. L'assessment fornisce ovviamente una fotografia dello stato attuale in termini di proprio posizionamento rispetto a competitor, in termini di definizione di una roadmap di intervento, quindi dobbiamo prioritizzare le azioni che vogliamo andare a fare e capire in quali ambiti andare ad applicare queste tecniche predittive, se scegliere le tecniche predittive di campo o scegliere l'intelligenza artificiale, e poi capire anche quali possano essere le pratiche per noi più importanti. Lo facciamo sostanzialmente tramite colloqui, interviste, assessment online, quindi lo facciamo in maniera abbastanza veloce e sincrona con il cliente. Questo ti permette di arrivare a poi dei ragni, qui vengono scritti come spider graph, quindi con dei ragni che ti permettono di capire come sei posizionato e qual è il gap da colmare. Fatta la fotografia, che poi può essere ulteriormente scomposta in visione e scomposizione di siti, nella definizione della macrostruttura dell'albero per quanto riguarda la parte di asset management, e poi abbiamo la parte di energy assessment dove vai a vedere il contesto organizzativo e vai a capire l'approvvigionamento, l'uso, il consumo, riusciamo ad avere la fotografia chiara e soprattutto identificare dove vogliamo andare. Una volta che abbiamo identificato dove vogliamo andare, andiamo al secondo passo del nostro fiore, ovvero la fase divergente. La fase divergente è un workshop sostanzialmente di 6-8 ore che abbiamo brevettato, qui vedete un esempio di canvas, che permette di creare innanzitutto un linguaggio comune sull'intelligenza artificiale, le tecniche predittive e come queste possano essere applicate all'interno del proprio settore. Mettere le persone intorno a un tavolo in ottica di creare il maggior numero possibile di idee che poi vengono clusterizzate, razionalizzate e alla fine viene identificata le due o tre
idee su cui fare i primi progetti pilota. Identificati questi primi progetti pilota, è fondamentale andare nella parte di analisi, soprattutto l'analisi del costo e beneficio. La previsione del beneficio è una cosa che difficilmente fattibile, ma che abbiamo, su cui abbiamo lavorato, e andiamo sostanzialmente a creare degli scenari che contengono ovviamente una parte di KPI legati al singolo asset, delle metriche di investimento, quindi riuscire a capire che tipo di ritorno abbiamo, andiamo a capire che tipo di analisi di sensibilità, quindi beneficio economico legato all'intelligenza artificiale, andiamo a identificare dei KPI finanziari, andiamo a fare un'analisi di rischio. Tutti questi scenari ci permettono sostanzialmente di capire, ve lo spiego meglio qui, partendo da pochi dati, pochi dati con durata, costo e evento avverso, ne bastano veramente pochi, andiamo ad applicare una metodologia statistica per riuscire a simulare il ciclo di vita dello specifico asset o il ciclo di vita dell'impianto o del cliente, riuscire a definire dei scenari. Questi scenari ti permettono di capire cosa accadrebbe nel momento in cui tu applicassi l'intelligenza artificiale, nel momento in cui tu applicassi delle tecniche di campo, nel momento in cui tu non applicassi nulla. Questi scenari ti permettono di andare a vedere ovviamente ROI, tutti i KPI tecnici che abbiamo visto sopra, e permettono al manager e alla persona di scegliere, quindi fare una scelta oculata e precisa prima di fare l'investimento in tecnologia, informazione e in governance. Diciamo, questo approccio è un approccio premiante perché le persone riescono a chiarirsi un po' le idee, o come diciamo qui, il manager può quantificare i tempi di ritorno sull'investimento, può avere un'analisi di scenario molto dettagliata per valutarlo, l'ingegnere di manutenzione può andare a simulare diverse politiche manutentive in termini di KPI, efficacia, impatto economico e non, anche a livello di governance, e questo sostanzialmente permette di scegliere la strada. Una volta che la strada è scelta, quindi diciamo ok, ci conviene intervenire, ci conviene andare avanti con questo progetto pilota, siamo a livello di architettura e sensorizzazione del dato. In questa slide io vi riporto una foto di un diamante grezzo. Perché un diamante grezzo? Perché molto spesso quando andiamo dai nostri clienti la paura maggiore che si ha è quella di non avere dati. In realtà non è il tema, non è quello, ma è valorizzare le esistenze. Molto spesso le aziende sono sedute su una miniera, diciamo, di diamanti, di dati in loro possesso, semplicemente non vengono fattorizzati, non vengono valorizzati nel modo corretto. Quello che facciamo è cercare di trovare il set minimo di dati necessario per raggiungere l'obiettivo che abbiamo definito insieme nelle fasi precedenti del nostro percorso. Quindi cosa riusciamo a fare? Andiamo a implementare dei connettori, facciamo insieme un design dell'interfaccia con gli utenti, in cui andiamo poi a definire un mock-up, quindi una struttura, una progettazione della navigazione e soprattutto delle interfacce, che sono quelle che poi permettono alle aziende e agli utenti di capire il risultato dell'effort fatto all'interno dell'intelligenza artificiale. A quel punto alleniamo offline il modello, testiamo le capacità predittive. I modelli che vengono rilasciati devono avere per standard interno nostro almeno il 97% di capacità predittiva, quindi devono identificare e intercettare il 97% dei guasti con un tot di anticipo. Quindi riusciamo a verificare prima il modello, riusciamo a costruire questo report aggiornato. Nel momento in cui questo viene rilasciato, abbiamo anche strutturato una procedura guidata, semplice, lato utente, che permette di avvicinare l'intelligenza artificiale a chi ha le competenze di dominio. Nel caso che vi facevo prima delle rotaie, piuttosto che del puratore acqua o d'altro, ovviamente è fondamentale capire non soltanto il set minimo dei dati, ma capire a cosa serve. E ovviamente la conoscenza di dominio verticale non le hanno dei data scientist, ma le hanno le persone sul campo. Per questo abbiamo strutturato questa procedura guidata, che come vedete sono 7 passi molto semplici, partendo da un dataset grezzo, che è quello che costruiamo insieme, fino ad arrivare poi alla pubblicazione del modello e alla sua ingegnerizzazione. Fatti questi passi, sostanzialmente si leggono i benefici i cui esempi vi ho raccontato all'inizio, e si va in scaling, quindi in estensione. L'estensione può essere fatta all'interno di altri modelli, all'interno di altri processi, all'interno di altri stabilimenti, all'interno di altre aree, o semplicemente andando ad aggregare
diversi moduli. Prima io vi ho parlato di energia, vi ho parlato di manutenzione, molto spesso si può partire soltanto da uno di questi e poi andare ad aggiungere altre funzionalità o altri dati analizzati nel tempo. Qual è l'obiettivo di queste modalità di lavoro? Qual è soprattutto l'obiettivo delle tecniche predittive e dell'intelligenza artificiale? Quello di riuscire a generare dei benefici che vanno effettivamente oltre i confini della propria azienda. Al netto degli esempi che vi ho fatto, quelli più riguardanti infrastrutture pubbliche, anche il sensore all'interno del negozio ovviamente ha portato un beneficio anche lato cliente, che poi ovviamente si rifà anche in un aumento del fatturato per il nostro cliente finale. Però l'idea è quella di cercare di lavorare meglio per creare sostenibilità e possibilità all'interno del contesto socio-economico in cui noi siamo inseriti. Ed è per questo che vi riporto questa, ormai siamo in chiusura, questa chart, in cui molto spesso all'interno delle manifestazioni si ha questa dicotomia tra quello che è business e quello che è sostenibile. Non mi trova molto d'accordo per il tipo di approccio che portiamo noi, perché le due cose possono, anzi devono andare insieme, perché possiamo, utilizzando queste tecnologie, applicandole a tutti i livelli, i modelli che vi ho raccontato io sono scalabili sia per le piccole che per le grandi imprese, riusciamo a portare dei benefici per l'azienda, ma anche dei benefici fuori. Quindi trovate queste storie e anche altre storie all'interno di un libro che noi abbiamo pubblicato con Harvard Business Review ad aprile di quest'anno, disponibile ovviamente su fabbricapredittiva.com, nel caso cui foste interessati ad approfondire e a spiegarvelo un po' meglio. Grazie. Adesso, scusate, ok, dovrei aver terminato la condivisione. Sono andata un po' veloce per lasciare almeno 5 minuti per le domande. Non so se sono stata abbastanza chiara o meno, oltre che di nome anche di fatto, Gabriele. Esatto. No, c'è stata chiarissima, secondo me, approcci, esempi concreti, e poi hai spiegato bene il vostro modo di lavorare, quindi che poi è importante per un'azienda che si vuole approcciare a questo tipo di attività, perché poi lo scoglio iniziale è dire sì, ok, ho capito cosa si può fare, ma sembra la fine dell'arcobaleno, quindi il percorso lungo invece è stato spiegato step by step. Una domanda che mi viene da farti è: tu adesso alla fine nominavi degli effetti non soltanto sul economici dei lavori fatti e delle installazioni che avete fatto, dei progetti che avete fatto, e quali sono gli altri aspetti oltre all'economico, cioè a dire nel lavoro quotidiano delle persone, nel lavoro, nella prospettiva mi viene immediato nel depuratore, per cui ok, è più efficiente, quindi avrà un impatto ecologico minore, ecco, quello mi viene chiaro, però magari in altri casi una fabbrica, oltre al ritorno economico? No, lì ci sono tanti aspetti, perché da un lato vai a cambiare proprio la modalità di lavoro di una persona, no? Molto spesso vai a ingegnerizzare delle attività che sono time intensive, nel senso che le persone ci mettono tanto tempo a fare, ma non particolarmente di pregio, nel senso che molto spesso sono attività di data entry o attività ripetitive. Andando a togliere questo genere di attività, molto spesso le persone hanno preoccupazione di perdere o di ricollocarsi in maniera, se vuoi, peggiore. In realtà quello che si è visto sulla base della nostra esperienza è che le persone vanno a svolgere compiti a maggior valore aggiunto, quindi più motivanti per la persona. Ovviamente una persona più motivata genera un clima positivo, è un maggior ritorno. A livello di impatto poi generale, io adesso non ve l'ho raccontato, ma abbiamo anche applicato l'intelligenza artificiale alla previsione delle onde di piena. In quel caso noi abbiamo lavorato con un'azienda. L'azienda voleva, avendo una centrale idroelettrica, capire i flussi e capire il tipo di produzione di energia su cui poteva fare riferimento, quindi che poteva portare avanti. Abbiamo coinvolto la protezione civile, abbiamo coinvolto i comuni, perché tramite un algoritmo che ti prevede le onde di piena, ovviamente puoi andare anche ad attivare tutta una serie di servizi a supporto dei cittadini in un contesto in cui morfologicamente l'impatto di piogge piuttosto che l'scioglimento delle nevi possono portare a smottamenti, a problematiche. Questo è un esempio un po' lontano, se vuoi, dalla fabbrica tradizionale, quindi manufatturiera, però ti fa capire come effettivamente si possa portare beneficio a tutto il contesto sociale ed economico in cui siamo andati a essere inseriti, oltre che all'azienda stessa. Poi molto spesso attivi anche
logiche di filiera, quindi noi lavoriamo all'interno di un'azienda che si attiva sui suoi fornitori, magari a livello di manutenzione, che a loro volta possono giovare da questa cosa e quindi andare poi a fare dell'ottica un po' più di push economy o pull economy. Perfetto, perfetto, ti ringrazio, lascio ultime domande poi che ce ne saranno alla fine. Allora, ripassare direttamente a Giacomo Martinelli, la prossima azienda, ti ringrazio Chiara. Grazie. Ovviamente chiedo di rimanere con noi così alla fine vediamo se c'è ancora qualche domanda. E qui la parola lascio a Giulia, che vedo che ha già attivato la webcam, che è Data Analyst per Giacomo Martinelli. In questo caso passiamo proprio da quello che stavo dicendo poco fa Chiara, cioè un'azienda che effettivamente ha inserito e usa in maniera molto intensiva la raccolta e l'analisi dei dati di produzione quotidianamente, anzi secondo per secondo a dire la verità, quotidianamente è troppo per voi. Quindi perfetto, ti lascio a te la parola. Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Apro già la presentazione, un attimo solo. Condividi pure lo schermo così riusciamo a vederla. Perfetto. Vediamo. Si è aperta? Eccoti qua, riuscite a vederla? Sì, si è aperta. Allora. Eccomi, doveva esserci il mio collega Luca, ma ho avuto un attimo un'urgenza, vediamo se riesce a raggiungerci prima della fine della presentazione. Allora, io sono Giulia, mi occupo dell'analisi dei dati di produzione in Giacomo Martinelli. Vi parlerò di questo progetto, che è Qualità senza controlli. È iniziato grazie alla collaborazione con l'area di ricerca applicata di CSMT. Vi faccio una breve panoramica sulla nostra azienda. Si occupa di deformazione a freddo di rullature, di filettature, lapature, zigrinature, dentature e lavorazioni su componenti estetici. L'azienda è certificata ISO 9001 per la qualità, IATF, quindi Automotive e Aerospace. La filosofia della nostra azienda si chiama Zero Time, è stata ideata dal nostro titolare Alberto Martinelli. La filosofia nasce da anni di esperienza lavorativa con uno scopo ben preciso: rendere l'azienda il più efficiente possibile, risparmiando tempo, dei costi di produzione e aumentando la produzione. Gli obiettivi della filosofia sono quindi ridurre i fermi di produzione, controllo costante dei processi di lavorazione, analisi immediata dei dati per identificare i problemi in tempo reale e miglioramento continuo della produttività. Quindi per noi è molto importante l'analisi dei dati just in time, in modo da analizzare i dati e identificare le perdite. Qua vedete una immagine del nostro reparto produttivo. Oltre all'analisi dei in tempo reale, gli operatori possono controllare le lavorazioni direttamente a bordo macchina grazie a dei sensori di sforzo e a delle celle di carico montate sulle macchine. L'azienda è quindi in grado di analizzare le curve corrispondenti ad ogni singola lavorazione. In base allo scostamento della curva ottimale di riferimento in tempo reale è possibile evidenziare delle anomalie che si presentano durante la lavorazione, quindi grazie a un controllo di sforzo. Abbiamo quindi deciso di approfondire l'analisi relativa alle curve di sforzo generate durante la lavorazione. Quindi, tramite l'utilizzo di alcuni sensori già installati su una macchina presa in esame e di un software dedicato, l'azienda monitora lo sforzo compiuto sugli utensili durante la lavorazione, in modo da tenere sotto controllo le soglie. Il software installato consente di visualizzare i dati a bordo macchina e di mantenere uno storico direttamente a PC. L'unico problema era che noi analizzavamo i dati tramite Excel e eravamo riusciti a ricavare i trend e le curve di sforzo, soltanto che era un metodo troppo oneroso per noi in questo modo. I nostri obiettivi sono quindi monitorare lo stato di usura dell'utensile durante la lavorazione, aumentare la vita utile degli utensili, migliorare la qualità del prodotto, ridurre il numero dei controlli sui pezzi e il numero degli scarti. In questo modo il nostro obiettivo principale è anche fare quindi scelte strategiche. Quindi dietro nostra richiesta e con la nostra collaborazione CSMT è riuscito a sviluppare un software in grado di determinare la curva di sforzo ideale per ciascuna lavorazione. Sforzi rilevati durante le lavorazioni di rullatura, il nostro partner ha messo a punto degli algoritmi avanzati capaci di stimare lo stato di usura dell'utensile con l'obiettivo di migliorare la qualità del prodotto e prolungare la vita utile degli utensili.
Il progetto è stato realizzato dal Lab Tecnologico di CSMT grazie al concorso di Regione Lombardia e il fondo di InnoDriver e del bando InnoDriver. Quindi CSMT ha realizzato per noi un software in grado di i dati relativi alle curve di sforzo in modo automatico. Quindi per rispondere alle nostre esigenze ha realizzato questo software in grado di visualizzare l'andamento dell'usura dell'utensile in funzione dei pezzi prodotti. Ha validato quindi un algoritmo in grado di elaborare gli sforzi misurati dalle quattro celle di carico che sono installate sull'utensile, installato sulla macchina durante le lavorazioni di rullatura e determina quindi lo stato percentuale dell'usura stesso. È importante che l'algoritmo sviluppato sia adattivo alle diverse tipologie di pezzi e che in modo da fornire una stima accurata per indicare quindi la qualità dei pezzi prodotti. Inoltre, per realizzare l'applicativo, i segnali di sforzo rilevati durante le lavorazioni sono stati elaborati al fine di estrarre un indice che sia significativo per valutare l'usura degli utensili. Questo indice è importante che abbia un trend monotono rispetto al numero di pezzi prodotti per poter descrivere accuratamente il fenomeno fisico dell'usura. L'algoritmo finale quindi risulta adattivo, ovvero deve essere capace di tararsi in base alla lavorazione in esame e allo specifico pezzo in produzione e deve quindi fornire sempre in uscita il grado dell'usura un grado di usura accurato. Qua possiamo vedere un'immagine dove vediamo i quattro canali. Scusate, sono un attimo emozionata. Il software realizzato è in grado quindi di elaborare il segnale di sforzo rilevato al fine di estrarre il corretto indice di usura dell'utensile. Nell'immagine di destra vediamo l'andamento dell'indice di usura. In questa immagine invece possiamo vedere l'andamento dell'utensile. Questa è un'immagine del software fornitoci dal CSMT e vediamo l'andamento dell'usura in funzione del tempo. In questo modo, in base all'usura, risulta per noi possibile prevedere il momento in cui l'utensile sta andando alla deriva. Di conseguenza, quando è necessario aumentare il numero dei controlli, effettuare dei setup oppure quando è necessaria una sostituzione. In conclusione, il software rilasciato ci permette di monitorare l'andamento dell'usura dell'utensile utilizzato, aumentare la vita utile dei giusti setup, ridurre il numero dei controlli sui pezzi e anticipare i controlli laddove possibile. Vi ringrazio per l'attenzione. Ottimo, ottimo. Grazie Giulia. Grazie a voi, veniamo. Qualche attimo qua là, ma non tutto... Scusate, ma ho avuto un attimo... Sono emozionata un attimo. Se interrompi la condivisione con quel X vicino al micro, perfetto. Eccoci. Ok, perfetto. Ottimo, è stato tutto molto chiaro. Abbiamo perso qualche attimo, ma poi le slide avevano sufficiente contenuto per capire il... flusso logico del lavoro. Ecco, voi in azienda avete un sacco di dati, raccogliete i dati da anni, quindi avete uno storico di produzione, delle attività di produzione, eccetera, di andamenti della produzione da diversi anni, quindi dei dati voi li mangiate dalla mattina alla sera fondamentalmente. Quindi ti chiedo, anche per continuare il discorso che avevamo iniziato prima con Chiara, come poi hai vissuto qua avete vissuto in azienda l'utilizzo dei dati, come è stata presa dai tuoi colleghi, da te ovviamente benissimo perché sei la data analyst, ci mancherebbe, quindi tu ci sguazzi, ma tutti gli altri come l'hanno vissuta? Allora, in realtà è vissuta anche abbastanza bene, perché secondo me l'importante è far capire ai colleghi, agli operatori, l'importanza del lavoro che si sta svolgendo e l'importanza dell'analisi dei dati. È importante far capire loro che non si sta controllando, ma stiamo controllando il processo. Secondo me
se facciamo capire loro che controllando il processo miglioriamo anche il loro lavoro e rendiamo il loro lavoro più semplice, più agevole, diciamo, diventa anche per loro una cosa migliore. Infatti ho visto che in questo modo anche loro hanno iniziato a collaborare maggiormente. All'inizio magari è stato un po' più difficoltoso, però anche loro hanno iniziato a collaborare di più e col tempo anche loro hanno visto dei benefici effettivamente, proprio legato a questo. Ottimo, quindi il processo poi si è avviato. È importante, controllando il processo in questo modo, andando ad analizzare tutte le problematiche, identificando le perdite, identifichiamo i problemi anche con gli operatori e andiamo a ridurre la ripetitività. In questo modo anche la volta successiva migliora, quindi anche per loro è meglio. Certo, molto chiaro, perfetto. Io nel frattempo ho ricevuto un paio di domande direttamente come messaggio diretto a me, vi ricordo che c'è comunque la chat comune. Se qualcuno ha qualche domanda aggiuntiva adesso le possiamo fare, ma intanto pongo queste domande agli speaker che hanno parlato finora. Torno da te Luca con la prima, che è una domanda abbastanza logica, immagino. Ovvero come si può ingaggiare AWS, cioè a dire perfetto, tutti i tool vi dicendo, però siete Amazon, vuol dire no, uno come fa a dire, alzare la cornetta e sentirvi e contattarvi e iniziare a lavorare? Ma allora diciamo che sostanzialmente esistono due strade. Se l'azienda, se il potenziale cliente ha già in casa delle competenze IT, quindi delle skill diciamo informatiche o magari già anche in qualche misura su servizi in cloud, potenzialmente può già procedere in autonomia, nel senso che tutti i nostri servizi diciamo sono accessibili, sono disponibili potenzialmente a chiunque. Di per sé non richiedono di diciamo firmare dei contratti specifici o di attivare delle subscription, se non creare un account sostanzialmente e iniziare a sperimentare utilizzando quindi la nostra console e attivando di volta in volta i servizi di cui si può avere bisogno. Quindi di per sé, di fatto, i nostri servizi sono aperti a chiunque abbia magari già qualche competenza di questo tipo. Nel caso in cui invece magari non si abbia un team interno di IT così evoluto, così avanzato, perché magari si è una piccola impresa e non si hanno moltissime risorse al proprio interno, la cosa che si può fare è rivolgersi a delle società partner. Considerate che noi in Italia abbiamo circa 180 partner attivi sul territorio, quindi sostanzialmente delle società che hanno delle competenze certificate rispetto ai nostri servizi e che di fatto lavorano poi come dei system integrator per diciamo far funzionare le vostre infrastrutture informatiche con i nostri servizi in cloud. E quindi si va a creare una soluzione ad hoc a seconda del problema da risolvere, a seconda degli specifici requisiti, utilizzando da un lato quello che già c'è magari localmente nell'azienda e dall'altro i servizi che noi mettiamo a disposizione. Quindi di fatto la seconda strada che descrivevo, quella di ricorrere a un partner, può essere molto pratica per chi appunto non ha delle competenze, dei team interni sufficientemente estesi o per chi comunque vuole magari avviare un primo progetto, un pilota, una sperimentazione in tempi abbastanza brevi e quindi vuole evitare diciamo la classica curva di apprendimento necessaria per magari approcciare qualcosa che non si è mai utilizzato in passato. Sostanzialmente queste sono le due possibili strade, però ecco, di fatto abbiamo comunque anche noi dei team, tanto dal punto di vista tecnico quanto dal punto di vista commerciale, attivi in Italia. Vi dicevo, abbiamo degli uffici a Milano e a Roma, quindi lavoriamo quotidianamente con tante piccole e medie imprese in varie regioni italiane, quindi assolutamente siamo sempre disponibili anche noi per indirizzare questo tipo di richieste. Ottimo, perfetto, risposta chiara e puntuale. Ok, una domanda per Chiara, invece sui, come chiedono, dell'estensione dei POC che avete fatto. Cioè, nella tua presentazione probabilmente hai nominato anche delle entità di POC, poi quanto sono scalabili, come sono scalabili, come possono crescere, sono cresciuti, estesi, applicati da altre parti? Immagino che la domanda si rivolgesse a questo. Sì, allora...
magari all'interno di un primo POC iniziamo a costruire un modello in cui analizziamo un tot numero di variabili, no? Ad esempio, per cui da un lato l'estensione può essere l'arricchimento delle variabili stesse perché nel frattempo del POC abbiamo strutturato magari un data lake in cui siamo andati a pescare e a razionalizzare altri dati. Un'altra estensione può essere che tu parti da un modello specifico dedicato ad esempio all'intelligenza sulla pianificazione della produzione, dopodiché è stata aggiunta un'intelligenza pensata per la qualità del prodotto, un'intelligenza pensata per la gestione della logistica, un'intelligenza pensata per l'usura dei componenti dei macchinari, quindi L'appetito tipologie. viene mangiando, insomma, uno deve Sì, esatto, l'appetito dare, viene la cosa mangiando di funziona solito, e... soprattutto perché si vede l'efficacia, quindi da un lato vai in questo modo, dall'altro lato magari prima fanno un POC sull'adozione del sistema all'interno di un singolo sito, all'interno di una singola direzione, quindi poi possono diventare diversi impianti, possono diventare più direzioni, oppure l'ultima modalità è il fatto di partire da delle tecniche predittive di campo. Quindi magari partiamo con una cosa facile, veloce, perché quelli sono dei service in campo, per cui sono nell'arco di 2 giornate tu testi un po' l'efficacia delle tecniche predittive. Una volta che hai testato quelle, quindi sei andato magari a lavorare con 3 service all'interno di un anno, inizi a voler capire di fattorizzare queste conoscenze all'interno di un sistema e quindi costruirti il famoso data lake di informazioni che poi ti può portare a un CMMS e poi a delle tecniche di predizione basate su intelligenza artificiale. Quindi lo scaling dipende un po' dal punto di partenza, ma è molto vario e Diciamo che flessibile. il caso, quindi, che la crescita, che penso sia lo stesso anche nel caso di Luca, eccetera, sono poi applicazioni che vanno a crescere perché i primi risultati sono già incoraggianti. Quindi il messaggio qui è che sì, queste tecnologie che abbiamo visto sono tecnologie, come dire, forse non immediate da comprendere, magari un po' complesse, però il vantaggio, il ritorno è immediato, fondamentalmente. Si riesce a sentirlo subito e a capirlo subito e a afferrarlo subito. Poi da qui, una volta che si ha poi confidenza, poi si inizia a vedere il dubbio, ma forse potrei applicarlo anche lì. Di solito questa Sì, è per quello che definisci quella che io ho chiamato roadmap, cioè tu è la... all'inizio ti definisci un punto di arrivo, lo spezzi un elefante in pezzettini, pezzettini in cui all'interno di un POC già in 2 mesi, fra quando partiamo e quando tu l'hai industrializzato, hai già avuto i primi risultati, per cui anche temporalmente può essere veramente compresso. Perfetto. E quindi mi viene la domanda naturale per Giulia, fondamentalmente il vostro prossimo next step, visto poi insomma quei anni che fate questo lavoro di incremento dell'automazione, eccetera, in azienda, se questo non viola diritti di privacy o super segreti che voi avete aziendali, ci mancherebbe, qual è il vostro prossima idea che avete, perché sicuramente ce ne Allora, avete e ne avete molte. diciamo che questo progetto, quindi l'abbiamo integrato su una macchina e ci piacerebbe riuscire a integrarlo su più macchine possibili, perché adesso lo stiamo ancora testando abbastanza e stiamo espandendo un po' la visuale. Vorremmo integrarlo su più macchine possibili e migliorare l'implementazione e riuscire ad adattarlo anche ad altri tipi di macchine che abbiamo qua in azienda. Ecco. Vorremmo vedere come riusciamo ad adattare questo software che ci hanno fornito. Ha senso. Quindi dopo moltiplicare l'effetto positivo per le n macchine Vogliamo un su cui attimo gira. e renderlo sempre più preciso possibile, comunque vedere come un attimo si adatta, ecco. Ok, tutto chiaro. Scusa, ti sentiamo con un attimo di delay, Sì, c'è un attimo di anche io mi silenzio ogni tanto, sento un ma... attimo in ritardo. Ok, tutto chiaro. Ok, io non ho altre domande in questo momento in chat, non so se qualcuno vuole attivare il microfono, fare una domanda al volo o cos'altro, siamo assolutamente a disposizione, possiamo usare ancora qualche minuto, vi butto lì una provocazione io, quale potrebbe essere lo scenario futuro non ancora applicato, cioè, se abbiamo fatto tutto casi pratici, adesso facciamo un esercizio di stile, cerchiamo di capire dove potremmo spingerci. Che non si è ancora fatto, ma si potrebbe forse fare, secondo voi?
Adesso non so se Luca e Chiara avete già iniziato a spiare nel telescopio nel futuro, a vedere cosa si potrebbe fare. Vado io, Luca, vuoi andare tu prima? Va benissimo, prego. Vado io. Ok, va bene, noi ci occupiamo appunto di predizione, per cui guardare il futuro è un po' la nostra missione, no? Poi la nostra visione. Era un rigore, però messo. Infatti, me l'hai servita bene. No, l'idea, secondo me, è attendere, che non è ancora stata totalmente realizzata, è proprio il concetto di predizione non sulla fabbrica o sulla città, ma unita, nel senso dove i confini siano sempre più labili, no? Visto che, ad esempio, se andiamo a migliorare la gestione dell'acqua a livello di tubature da chi viene gestita, ovviamente puoi anche riuscire a mappare, ad esempio, l'utilizzo dell'acqua all'interno delle fabbriche. Adesso vi faccio l'esempio più stupido, però una delle cose più difficili su cui stiamo cercando di ragionare è che fra la fonte e l'erogato il 60% dell'acqua viene persa. Sì, no, non male, eh. In alcune zone d'Italia anche di più, questo è un milione, in alcune di meno. Perché ci sono falle, perché ci sono frodi, perché c'è altro. Quindi riuscire a mettere a fattor comune tutti i dati, creare dei sistemi che siano sia vantaggiosi per le imprese, sia vantaggiosi poi per le persone che ci lavorano e quindi per la collettività, non è ancora stato fatto a questo livello trasversale. Per cui secondo me il futuro sarà, come dire, un futuro sistemico dove si ragiona per ecosistema. Ciao. Luca? Ma allora intervengo anch'io. Diciamo che considera che di fatto la nostra è una prospettiva di un cloud provider, di un fornitore di servizi in cloud. Quindi chiaramente noi diciamo che storicamente, tradizionalmente, partiamo da questo tipo di attività e abbiamo ovviamente un occhio sempre orientato all'erogazione di servizi con quel tipo di modello. Però ciò che stiamo iniziando a vedere e che vediamo sempre di più, quindi anche in una prospettiva futura, credo sarà un ambito in cui le evoluzioni non mancheranno decisamente, è quello sempre più orientato all'ibrido e all'edge. Quindi cercare in qualche modo di integrare i due mondi, la parte più cloud, in cui c'è un'elaborazione di dati anche, diciamo, remota, più distante, e la parte che invece si svolge all'interno delle mura di un'azienda, di una fabbrica. Diciamo che questi due mondi per molto tempo sono stati o molto distanti o con delle integrazioni, e quindi un passaggio di dati, magari periodico, fatto con determinati meccanismi. Sempre di più questo confine, secondo me, sta andando a ridursi, in alcuni casi ad azzerarsi, perché vediamo che effettivamente la parte cloud e la parte edge sono sempre più, diciamo, collegate, sempre più integrate, e ormai anche quelle che un tempo, insomma, chiamavamo architetture ibride iniziano ad essere sempre più all'ordine del giorno. Quindi la mia convinzione è che in futuro, oltre, diciamo, a questi due ambienti che nascono separati, si vedranno sempre di più scenari in cui questo confine viene completamente a scomparire e non c'è più una barriera così netta tra ciò che avviene in cloud, ciò che avviene nelle nuvole e ciò che invece avviene molto, diciamo, terra a terra negli ambienti di magari di una fabbrica o comunque di un contesto industriale. Perfetto, due punti di vista interessanti. E io non in questo momento non ho ricevuto ulteriori domande in chat, quindi siamo andati un pochettino oltre rispetto a quella che era la nostra programmazione, quindi potrei anche ringraziarvi per il tempo che ci avete dato, per le informazioni che avete condiviso con noi, che sono state interessanti, che sono stati punti di vista diversi, sia da chi la svolge questa attività in diverse aziende, sia di aziende che invece questa cosa qua le fanno come Giulia, quindi entrambi i lati della medaglia, e quindi diversi punti di vista che spero siano stati interessanti per tutti e abbiano dato qualche spunto di riflessione quantomeno. I nostri contatti potete rivolgersi direttamente alla Camera di Commercio, sono stati condivisi all'inizio, in tutte le presentazioni sono comunque stati condivisi, il webinar è stato registrato, quindi sarà reso disponibile ancora per la visualizzazione, non so su che piattaforma, forse YouTube in questo momento, scusatemi, non sono preparatissimo su questo passaggio, ma verrà sicuramente pubblicizzato e verrà reso noto, e quindi questo è. Io vi ringrazio ancora, è stato molto interessante, spero di risentirvi presto tutti,
E grazie ancora per il tempo che ci avete dedicato e grazie per chi è stato con noi fino adesso. Grazie a voi, grazie buona serata. A presto, buona serata. Grazie a tutti, a presto. A presto, buona serata. Buona serata.